Dopo la Seconda Guerra Mondiale, le donne non avevano alcuna intenzione di tornare ad essere gli angeli del focolare. Le donne, infatti, oltre a combattere nella guerra di liberazione, si erano organizzate nel novembre del 1943 nei gruppi di difesa della donna, aperti ad ogni donna senza discriminazioni sociali o politiche. Provengono dai gruppi le donne che premono sul governo con la richiesta, la prima è dell'ottobre 1944, per entrare a far parte del corpo elettorale. Esse vogliono ottenere non solo il diritto di voto attivo, ma anche quello passivo. Vogliono essere eleggibili. I partiti danno vita ad un organismo che affianca il governo provvisorio con pareri su questioni normative di particolare rilevanza. Con il decreto legislativo luogotenenziale del 5 aprile 1945, numero 146, si istituì così la Consulta Nazionale. La Consulta Nazionale predispose, tra l'altro, la legge elettorale per l'Assemblea Costituente. 13 le donne designate per la consulta e per il Partito Comunista Italiano venne nominata anche Teresa Noce. Il secondo governo Badoglio, su proposta di De Gasperi e Togliatti, il 1 febbraio 1945 emana il decreto per l'estensione alle donne del diritto di voto. Si afferma così il solo diritto attivo, il diritto di eleggere. E solo con il decreto del 10 marzo 1946, emanato poco prima dell'indizione dei comizi elettorali, che le donne vengono incluse tra gli eleggibili. Il 2 giugno del 1946 le donne, oltre 12 milioni, arrivarono ai seggi. 21 sono le donne elette all'Assemblea Costituente e tra queste figura anche Teresa Noce per il Partito Comunista Italiano. Il 25 giugno 1946 il 4% circa degli eletti al Parlamento è di genere femminile. Teresa Noce entrò a far parte anche della Commissione dei 75, incaricata dall'Assemblea Costituente di formulare la proposta della Costituzione, da dibattere e approvare in aula. Nonostante le percentuali particolarmente basse, il lavoro delle donne alla Costituente ha avuto sicuramente un peso maggiore di quanto le percentuali possano indicare. Esse rappresentavano infatti le istanze femminili, a loro vengono affidati temi come la famiglia, la maternità e l'infanzia, si battono per l'uguaglianza dei coniugi e l'abolizione dalla Costituzione della parola indissolubile riferita al matrimonio. Sul tema del lavoro si battono per difendere e affermare i diritti delle donne, la tutela della maternità, la parità dei salari, le pari opportunità nell'accesso a tutte le professioni. In particolar modo si battono affinché le donne possano finalmente accedere alla magistratura. Sono nata il giorno in cui hanno ammazzato Re Umberto a Monza, il 29 luglio 1900. Mi rivedo bambinetta, poco più che treenne, andare all'asilo nelle fredde e nebbiose mattinate torinesi. Dai 3 ai 6 anni ho cambiato molti asili, tutti tenuti dalle suore. Così cambiavamo spesso abitazione, e sempre per la stessa ragione: mancavano i soldi per pagare l'affitto. Mia madre, quando le avanzava qualche soldo, dopo aver pagato il pane e la minestra, mi mandava a comperare il nostro solo lusso, la Gazzetta di Torino, oppure la Stampa. Mi accorsi che anche il giornale era da leggere. Scopersi così in una volta Torino e la lettura. Scopersi che Torino era una grande città e che vi succedevano cose belle e brutte. Scoprii che vi erano operai e padroni, mentre fino a quel momento, attraverso mia madre, avevo conosciuto solo i poveri e i ricchi. Sono nata in una famiglia di modestissime condizioni e sono cresciuta insieme a mio fratello di qualche anno più grande, che mi ha avvicinato alle idee socialiste e all'ambiente della fabbrica, e insieme a mia madre, mentre mio padre ci aveva abbandonate. Fui costretta ad abbandonare gli studi ancor prima della licenza elementare. Fin dalla prima elementare, infatti, durante le vacanze estive lavoravo come fattorina di un fornaio, approfittando tra l'altro della carta di giornale con la quale si imballavano i pacchi, per poterla almeno leggere. Mi dedicai a diversi lavori, feci la sartina, l'operaio in un biscottificio, fino all'età di 17 anni, quando diventai tornitrice alla Fiat Brevetti tramite mio fratello.
Dopo la morte di mia madre prima e di mio fratello in guerra poi, mi impegnai nel Partito Socialista Italiano e diedi vita nel 1919 al Circolo Giovanile Socialista Torinese di Porta Palazzo. Nel 1921 aderii invece al Partito Comunista d'Italia, dove incontrai Luigi Longo, che diventerà mio marito, ma soltanto nel 1925, perché fui costretta a fare i conti con la sua famiglia, che mi definiva brutta, povera e comunista. Avemmo due bambini, Luigi Libero, che nacque nel 1923, e rischiai di partorire in carcere a San Vittore, dove tra l'altro mio marito era ancora rinchiuso quando nacque Luigi Libero. E poi nacque Pier Giuseppe, che però morì poco dopo la nascita a causa di una meningite. Nel 1923, tra l'altro, ero redattrice della Voce della Gioventù, una rivista generica per giovani che non venne abolita come i giornali del Partito Comunista Italiano. Nel 1926 fui costretta all'illegalità e andai in esilio insieme a mio marito. Andammo prima in Unione Sovietica, poi a Parigi, poi di nuovo in Svizzera. Tra il 1927 e il 1928 frequentai i corsi della Scuola Internazionale Lenin di Mosca e condussi anche un'inchiesta sulla salute pubblica. Mi spostai poi a Parigi e in seguito insieme a mio marito a Lugano, quindi in Svizzera, dove partecipai alla conferenza d'organizzazione di Basilea del 1928. Poi mi spostai di nuovo a Mosca, dove seguii i lavori del sesto congresso dell'Internazionale. Nel 1929 lasciai Mosca alla volta di Parigi, dove nacque il mio terzogenito, Giuseppe. Con il nome di Battaglia Stella chiesi di essere inviata in Italia per riprendere più direttamente la lotta antifascista. Feci un primo viaggio nel 1931 e un altro nel 1932. Contribuì alla ricostruzione del partito clandestino in Emilia e all'organizzazione di scioperi fra i tessili biellesi. Fui membro del Comitato Centrale del Partito Comunista d'Italia dal 1932. Nel 1933 venne inviata a Mosca per rappresentare la Confederazione Generale del Lavoro nel Profintern, l'internazionale sindacale. Mi trasferì poi a Parigi e mi impegnai nella direzione della CGTL. In seguito, in Francia, insieme a Xenia Sereni, fondai la rivista Noi Donne e diressi l'organo di informazione degli emigrati italiani in Francia, Il Grido del Popolo, oltre alla Voce delle Donne, un mensile uscito nel 1935 a Parigi come organo del Comitato Italiano Femminile di lotta contro il fascismo e contro la guerra. Nel 1935 fui delegata al settimo congresso del Comintern. A partire dal 1936 fui in Spagna insieme a mio marito e partecipai attivamente alla guerra civile, curando la redazione del giornale degli italiani combattenti nelle brigate internazionali. Il Volontario della Libertà, così si chiamava il giornale. A Parigi attesi con una certa ansia il ritorno di mio marito. Il suo ritardo purtroppo era causato da una vacanza che si era concesso con la sua segretaria spagnola. Nel 1938 pubblicai Gioventù senza sole a Parigi, un romanzo autobiografico. Nel 1943 venni arrestata in Francia e fui internata al campo di Rieucroix. Venni liberata per intervento delle autorità sovietiche. Mi venne concesso di ritornare a Mosca, dove vivevano i miei figli, ma l'invasione tedesca me lo impedì. Rimasi quindi in Francia, a Marsiglia, dove mi occupai dell'organizzazione degli operai immigrati per il Partito Comunista Francese e partecipai alla resistenza nel gruppo Franc-Tireurs et Partisans. Nuovamente arrestata nel 1943, venni condotta in Germania, prima nel campo di concentramento di Ravensbrück, poi in Cecoslovacchia, dove fui costretta al lavoro forzato in una fabbrica di munizioni. Entrai a far parte della Consulta Nazionale. Mi diede modo di conoscere le donne e gli uomini di tutta Italia. Fino ad allora, oltre ai compagni comunisti, avevo conosciuto solo alcuni socialisti e qualche esponente del Partito di Azione. Nel frattempo accettai di occuparmi dei tessili, settore in cui le maestranze erano costituite per il 75% da donne, e donne che tra l'altro per lo stesso lavoro percepivano dal 20 al 40% in meno del salario maschile per lo stesso lavoro. Mi occupai poi di due schemi di provvedimenti: il reclutamento straordinario di 15.000 ufficiali e agenti ausiliari, e poi anche di un sussidio temporaneo a favore dei reduci disoccupati e bisognosi. Io stessa capivo cosa significasse essere reduce da un campo di concentramento.
Volevo che i reduci fossero equiparati ai lavoratori disoccupati e che avessero la precedenza assoluta nelle assunzioni. Volevo che gli si desse un aumento di derrate alimentari e di vestiario. E non volevo che si parlasse di sussidio, ma di provvidenze, perché volevo salvaguardare la loro dignità. Sulla stampa di partito comparse un mio articolo: imparare a dire no. No ai mariti, ai padri, ai padroni e sostenere con forza le proprie posizioni. Divenni capolista alle elezioni in due circoscrizioni, Modena Reggio e Parma Piacenza. Mi votarono persino le suore. Ero consapevole che la mia preparazione non era adeguata, quindi mi misi a studiare a fondo il regolamento della Camera, gli atti parlamentari, le leggi di prima e durante il fascismo. Nel contratto dei tessili chiesi anche la protezione della maternità, il diritto al riposo prima e dopo il parto, pagato al 75% del salario pieno, mentre per le altre categorie era previsto il 66%. Istituì anche il sale per l'allattamento e gli asili nido in tutte le principali fabbriche. Venni eletta nel 1946 prima all'Assemblea Costituente e poi alla Commissione dei 75, incaricata di redigere la Costituzione. Per dire la verità, parlai poco all'Assemblea Costituente e poco alla Commissione dei 75, ma molto nella sottocommissione dei problemi economici e sociali. L'incipit della mia relazione alla terza sottocommissione, Garanzie economico-sociali per l'assistenza della famiglia, è: la Costituzione democratica della Repubblica italiana non può limitarsi ad affermare dei diritti, deve indicare anche come intende garantire il godimento di questi diritti a tutti i cittadini italiani. Nella mia relazione ho definito la maternità come la funzione naturale della donna, oltre che una missione umana. Su di essa si basa la famiglia, perno della società, perché essa crea l'avvenire dell'Italia. E le ragazze che si prostituiscono, gli shusha che rubacchiano, non sono la vergogna della famiglia, ma la vergogna del paese che non sa aiutare i giovani. Proposi la concessione di prestiti ai giovani, l'abolizione di tutti gli ostacoli riguardanti il matrimonio che non fossero di natura sanitaria o relativi al minimo di età stabilito per legge. Volli l'approvazione di misure che impedissero alle famiglie di stare separate a causa del lavoro, il riconoscimento della funzione sociale della maternità con il riposo pre e postparto regolarmente pagato, l'apertura di asili nido nelle grandi fabbriche, così come il premio di allattamento. I miei colleghi avrebbero voluto rinviare tutte le decisioni alla prima sottocommissione, ma io mi opposi. Lottai per le casalinghe, per i diritti dei bambini e la protezione dell'infanzia, insieme a Maria Federici e Angelina Merlin in terza sottocommissione. L'8 settembre 1946 intervenni con forza affinché si usasse una dizione dalla quale apparisse evidente che hanno diritto all'assistenza coloro che non hanno diritto alla previdenza. Mi preoccupai delle vecchie madri di famiglia che non avevano diritto alla pensione. Non si trattava di assistenza sotto forma di carità pubblica, sia pure sociale, ma di qualcosa che scaturiva da un diritto. A me si devono le parole dell'articolo 3 della Costituzione, che sanciscono la piena parità di diritti tra uomo e donna, e parte dell'articolo 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti, a parità di lavoro le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino adeguata protezione. Il 4 giugno del 1948 venne presentata la proposta di legge per la tutela della maternità, che prevede i permessi di lavoro retribuiti a partire dall'accertamento della gestazione in atto, il divieto di licenziamento delle donne incinte, nonché la protezione dei cosiddetti figli illegittimi. Nel 1950 lavorai insieme a Maria Federici per la legge di uguale salario per uguale lavoro per uomini e donne. Fu eletta per due legislature fino al 1958. Poi chiesi di non essere più ricandidata, preferendo dedicarmi all'attività internazionale del sindacato. Decisi di allontanarmi da mio marito, chiedendo la separazione consensuale per evitare pettegolezzi deleteri per il partito. Nel 1953 scoprii che Luigi Longo aveva chiesto l'annullamento del nostro matrimonio a San Marino. In Italia non era ancora possibile.
Chiesi immediatamente una smentita al Corriere della Sera, ma gli esponenti del Partito Comunista Italiano non avevano gradito che avessi reso pubblica con la mia smentita una vicenda privata e fui io alla fine ad essere messa sotto accusa, io ad essere espulsa dal Comitato Centrale, una sofferenza più grave e dolorosa del carcere, più della deportazione. Non venni più ricandidata e abbandonai anche l'incarico alla Fiat. Gradualmente mi allontanai dalla vita pubblica. Nel 1974 pubblicai la mia autobiografia, Rivoluzionaria Professionale. Veniamo infatti da tutti quelli che nel passato hanno combattuto per un avvenire migliore, per debellare miserie e schiavitù, per cancellare guerra ed incomprensione, odio e sfruttamento. E andremo lontano, i giovani di oggi e di domani andranno ancora più lontano e sapranno costruire il loro mondo, il mondo che noi abbiamo voluto e che essi vogliono, di libertà e di bellezza, di cultura e di fratellanza, di pace e d'amore. Teresa Noce. Questo video doveva concludersi così, con una frase di Teresa Noce, ma non me lo sono sentita di chiuderla in questa maniera, mi sembrava di lasciarlo in sospeso. Ho riflettuto tanto mentre facevo questo video e mi è servito perché mi sono chiesta delle cose che secondo me sono importanti e che possono essere dei punti di riflessione. Siamo a pochi giorni dalla Giornata Internazionale delle Donne, oggi è il 10 marzo, e mi sono chiesta cosa direbbe Teresa Noce se sapesse che oggi, nel 2021, a 41 anni dalla sua morte, il gap occupazionale tra le donne e gli uomini è ancora di 18 punti. Chissà cosa direbbe Teresa Noce se sapesse che il 73,2% delle donne ricorre al lavoro part-time e nel 60% dei casi è un part-time indesiderato. Chissà cosa direbbe Teresa Noce se sapesse che una donna guadagna in media in un anno rispetto ad un uomo il 25% in meno. Chissà cosa direbbe se sapesse che il 65% delle donne tra i 15 e i 34 anni non lavora e non studia. E chissà cosa direbbe se sapesse che il 98% dei lavoratori che hanno perso il lavoro durante la pandemia è di genere femminile. Chissà cosa direbbe Teresa Noce se sapesse che una pallavolista è stata licenziata e citata in giudizio dalla sua società sportiva perché aspetta un bambino. Perché se sei una donna e aspetti un bambino o hai intenzione di aspettare un bambino, non puoi essere assunta, o almeno è più difficile. Vedete, questo è il motivo per cui io non festeggio la Giornata Internazionale delle Donne. Perché ad oggi nascere donna è più difficile che nascere uomo, ed è palese. I dati parlano, e questi sono dati di quest'anno, si trovano sul Corriere facilmente. Allora io mi chiedo, è come se fosse un percorso, una corsa di velocità. Noi donne partiamo 100 metri indietro. È vero che la cosa diventa più sfidante, challenging direbbero in inglese, quindi non ci si annoia mai ad essere donne. Partiamo 100 metri indietro, e se si è bravi 100 metri non sono nulla. Però perché dobbiamo partire 100 metri indietro?